Oggi affronteremo una questione molto grave. Mi sono sentito qualche giorno fa con un ragazzo del sud e mi ha raccontato delle cose alquanto scandalose che riguardano l'ambiente palestra. Questo ragazzo alla mia età, abbiamo fatto un percorso molto simile, anche lui pratica calisthenics e si ritrova purtroppo in una realtà che non permette al lavoro del coach di avere una vita facile. Ho voluto raccogliere la sua testimonianza per poter portare un contenuto di questo tipo sul canale, per farvi sentire da qualcuno che ci è passato ad essere sottopagato o a lavorare in condizioni scandalose. Purtroppo mi rendo conto che per quanto la situazione generale delle palestre non vada bene, perché ci ho lavorato anch'io pur non essendo al sud, da torinese puro ho avuto delle esperienze molto simili a quelle di questo ragazzo. Quindi adesso vi lascio alla sua testimonianza diretta, ve la faccio ascoltare tutta per intero e ci vediamo dopo. Ciao a tutti, sono Gabriele Feo, 21 anni e vengo da Messina. Sono un atleta di calisthenics e oggi sono qua per raccontarvi le mie esperienze nelle palestre qua a Messina. Ringrazio a Christian per questa opportunità. Cominciamo. Quanto guadagna un istruttore a Messina? Generalmente lo stipendio medio non supera i 250 euro al mese. Ci sono palestre con tante persone che possono pagare massimo, ma proprio massimo, 500 euro al mese, non di più. Ma le ore di lavoro non sono poche, ci aggiriamo sempre attorno alle 8-9 ore di lavoro per avere questa cifra. In più, appunto, facendo corsi aggiuntivi, quindi si aggiungono altre 2-3 ore. Girando, diciamo, su tre quarti delle palestre del territorio siculo, lo stipendio non supera 250-300 euro al mese, siamo proprio lì. Mi hanno chiamato in palestra, ho fatto 11-12 ore, montavo alle 8 di mattina fino alle 9 e mezza, 10 di sera per 200 euro al mese, cioè una miseria. Ci sta magari un ragazzo alle prime armi che deve fare la gavetta e mantenuto dai genitori, per avere un'entrata ci può stare, però un conto è avere un'entrata, un conto è essere sfruttato e sottopagato. Come funzionano le schede nelle palestre pubbliche di Messina? Io ci sono rimasto parecchio male quando l'ho visto. Entrando in palestra ero convinto che ognuno avesse la sua scheda personalizzata, tutte le palestre. Come funziona? Tu vai in palestra, vuoi allenarmi, paghi l'abbonamento, ti danno la classica scheda. Sono schede prestampate uguali per tutti. Io mi sono letteralmente ritrovato ragazzine di 15-16 anni a fare le stesse identiche schede basilari di ragazzi di 19, 20, 21 anni, signori in sovrappeso di 50-51, dai 60 anni, anche con problemi alle gambe o alla schiena. Ora avremo delle proposte che io ho avuto negli ultimi anni. Allora, palestra sud di Messina, 275 euro mensili. La richiesta che mi hanno chiamato dicendomi: senti Gabriele, vuoi venire a lavorare da noi? Ti offriamo 275 euro mensili. Dovete capire che qui non c'è un colloquio, no, al telefono tutto diretto, prezzo, orari, tutto. Poi ho avuto altre due proposte di 200 euro al mese, 150 euro al mese più benzina pagata. Ok, ho capito che la vita a sud è più difficile, è più rigida, è più dura, fin qui non ci piove, sono il primo a dirlo. Ma tu con 9, 10, 11 ore a 200, con la media di 200-250 euro al mese, come pretendi che un ragazzo venga a lavorare da te? Ovviamente tutto è nero. Ora voglio volgere una domanda a chi ha lavorato e chi tuttora lavora in palestra. Vi siete mai ritrovati nel correggere esecuzioni fatte bene nel fatte male? Perché questo avveniva? Perché secondo i poteri forti molti esercizi andavano fatti in un determinato modo. Mi è rimasto impresso le croci su panca, massima estensione delle braccia, proprio apri e chiudi. Dico, non è che ci voglio io a definire che questa esecuzione non sia corretta. Veniva usato questo metodo per far allenare. Se tu andavi contro dicendo no, guarda, fletti leggermente gli arti, si veniva cazziati, perché molte volte io mi sono ritrovato a correggere esercizi fatti bene in esercizi fatti male. Ora lo so che mi prenderò un botto di insulti, meno merito, o lo facevi o perdevi il lavoro. Io lo so che Christian è contro gli studenti di scienze motorie, io sono uno di quelli, però mi reputo simpatico, non sono uno puntiglioso che rompe il cazzo. Sono una persona che reputo che ha studiato nella sua vita. Ricordo che io venivo definito chi giusto un pendulia, ha detto in dialetto, vuol dire, in italiano vuol dire quello che si appendeva. Purtroppo queste sono realtà che si vivono, non so davvero se ancora si è diffuso, però io ho vissuto anche questa realtà.
davvero tanti punti in comune tra quella che è stata la sua esperienza ed anche la mia esperienza. Si parla appunto di un qualcosa che è fuori dalla norma. Io quando iniziai a lavorare in palestra avevo ancora 17 anni, ne avrei compiuti 18 di lì a qualche mese. Devo dire che io ho avuto una sorta di esame per poter insegnare nella palestra in cui poi ho iniziato ad insegnare, ovvero avrei dovuto spiegare delle nozioni tecniche davanti a degli atleti agonisti di CrossFit con il proprietario presente. Avrei dovuto tenere questa lezione sul calisthenics, spiegargli e risolvergli diverse carenze tecniche, cosa che sono ovviamente riuscito a fare senza alcun problema. Quindi una sorta di esame, quasi un test d'ingresso, diciamo, che c'è stato. Lo stipendio che prendevo era sì e no di 90 euro mensili, in quanto lavoravo 2 giorni a settimana per un'ora ogni giorno, quindi facevo 2 ore settimanali, perché contate che andavo ancora a scuola, e mi ripagavo giusto la tratta col treno, perché dovevo prendere treno e pullman. Però ragazzi, ci sta, cioè prendevo più di 10 euro l'ora se andiamo a contare. Ovviamente non ci vai a vivere, ma quella era la mia gavetta, quindi finché si tratta di questo, cioè va bene, va più che bene. Anzi, ho trovato, devo dire, anzi il proprietario della palestra è stato molto bravo e fiducioso a lasciar insegnare a una persona totalmente novizia e anche molto piccolo d'età. Però ragazzi, sono uno che la pagnotta se l'è sempre voluta sudare e guadagnare, quindi non vi nascondo che mi sono dato davvero tanto da fare per raggiungere quelli che poi sono i miei risultati. La realtà che ci racconta Gabriele è quella dei 250 euro mensili per 9 ore di lavoro, è un qualcosa che a mio avviso non è minimamente accettabile in nessun caso, proprio soprattutto se si parla di lavoro in nero. Cioè un imprenditore che non paga i contributi, quindi sullo stipendio dei suoi dipendenti, potrebbe permettersi di pagare veramente molto di più, ed è una cosa che a mio avviso non andrebbe fatta. Bisognerebbe sempre regolamentare le cose. Io anche quando ho lavorato in palestra ho sempre lavorato in nero e capisco anche che ci siano le difficoltà, però paghe così basse disincentivano a fare il lavoro fatto bene. Cioè a me converrebbe fare lo youtuber piuttosto che il coach se dovessi prendere 250 euro mensili. Volevo invece ampliare il discorso delle schede copia e incolla. Allora qua mi permetto di fare l'avvocato del diavolo. Le schede copia e incolla, che anche qua vengono fatte, ovvero vengono date delle schede preimpostate, cioè già fatte nelle palestre commerciali, di solito sono delle schede, diciamo, aperte a tutti. Io conosco diversi coach di sala e me lo dicono proprio che loro hanno le schede, ad esempio per il ragazzo che vuole dimagrire, la scheda per il ragazzo che vuole mettere massa, e sono tutte schede che la palestra offre gratuitamente per dare, diciamo, un'impronta base al cliente. Ovviamente deve essere sempre supervisionato e seguito in un primo momento, perché altrimenti quello lì andrà a fare delle cazzate sicuramente. Se il soggetto che arriva in palestra non ha nessun tipo d'ambizione se non quello di mantenersi in forma, non ha grosse pretese, non ha grosse problematiche come quelle che ad esempio Gabriele ha menzionato, ecco, se non ha una problematica, ovviamente un minimo di personalizzazione andrebbe fatta. Ti arriva il cliente, gli fai fare 10 minuti di tapirulan, 10 push up, 10 Australian pull up, un po' di chest press, un po' di leg extension, e vabbè, bene o male uno si tiene in forma con quegli esercizi, lo può fare bene o male chiunque, eccetto per problematiche. Il discorso è quando invece questa cosa viene venduta come personal training, cioè se questa cosa non viene menzionata, ovvero che è una scheda generale, una scheda preimpostata e lo si deve dire al cliente, e non viene seguito nemmeno in quest'ultima, quindi gli viene consegnata senza essere seguito, o anzi questa viene addirittura pagata e spacciata come scheda personalizzata, allora questo è un grosso problema. Allora qua è un qualcosa che non va fatto e vanno presi seri provvedimenti. Sul discorso che la direzione stessa, il proprietario, non vuole che tu coach divulghi degli esercizi corretti, così che poi debbano comprarti la consulenza, è un qualcosa di veramente schifoso. Questa cosa per fortuna non ho mai avuto l'occasione di beccarla, perché qualora io sentissi anche alla lontana qualcuno in mia presenza dire questa stronzata, e beh, penso che un po' di casino l'avrei fatto conoscendomi. Ragazzi, non esiste questa cosa. Se adesso sta ascoltando qualche coach, ok, che lavora in queste condizioni e gli viene detta questa cosa, prendete delle telecamere nascoste, filmate tutto e mandatemeli. Cioè, ribellatevi a questa cosa. Siete delle figure professionali, non esiste. State truffando le persone, soprattutto se sono dei clienti che pagano l'abbonamento per venire lì e tu devi offrire la giusta assistenza che è inclusa nel pacchetto del prezzo che gli vai a fare. Ragazzi, ringrazio veramente tanto nuovamente Gabriele per aver portato la sua esperienza. A questo punto mi viene da dire che se qualcuno ha lavorato in condizioni differenti oppure ha qualcosa da raccontare, io offro il mio spazio per poter raccontare la propria esperienza, perché reputo che sia un qualcosa che debba essere detto dai molti, è ancora un qualcosa di tabù. Ragazzi, che dire, io vi saluto, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, supportate questo contenuto, lasciate mi piace se vi è interessato la storia, se vi è piaciuto ascoltarla, condividetelo con i vostri amici, condividetelo con i coach di sala, con gente che conoscete che lavora in palestra, fate girare queste cose. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!